Il Grande Talk, 14ª puntata. Allora, il 3 gennaio, lo sappiamo, la RAI ha compiuto 50 anni e, insieme alla RAI, evidentemente, la televisione italiana. Il Grande Talk questa volta vuole fare una puntata particolare in cui lavorare sul linguaggio. Abbiamo preso degli esempi di questa storia e vogliamo insieme smontarne il linguaggio, soprattutto su quello, perché lo sappiamo, in questi giorni c'è stata grande rievocazione, abbiamo visto tantissima televisione. Noi ne vedremo alcuni frammenti, ma cercheremo di capire che lingua parlano e parlavano. Ma vorrei partire da un'altra cosa. Si è parlato tanto in questi giorni, anche per esempio l'opinione pubblica, anche per esempio i giornali, di questo cinquantenario. Io vorrei cominciare da alcune riflessioni fatte da un artista sulla stampa, Emina. Ha scritto un pezzo che si intitolava Cara televisione, ti amo e poi ti odio. Per cominciare usiamo queste parole di Mina come viatico. Viva la televisione, che ci sittera a tempo pieno senza respirare e senza riprendere fiato per capire che cosa stia facendo. Viva la televisione che si è appollaiata sul trono delle nostre serate e domina come imperatrice nelle nostre case, sempre più vuote di pensiero e sempre più inzuppate di rumore. Che ci inghiottisce il tempo e annulla lo spazio, che secondo i casi vomita pattume o fa spuntare fiori nel deserto. Viva la televisione che cerca pochissimo e trova ancora meno, che si cala i pantaloni di fronte al primo possibile fenomeno da baraccone, che non ricorda granché di sé, che ricorda troppo, ma senza senso critico e a volte senza volontà costruttiva. Viva la televisione che ci ha consegnato in toto nelle mani delle merendine, che non potrà più tornare indietro, ma neppure andare avanti, temo. Che in qualche piega però ha stelle abbaglianti, che scappano via lasciandoci sbigottiti. Questa la televisione secondo Mina e noi entriamo nello studio del Grande Talk. Buongiorno. Allora, innanzitutto, i ragazzi accanto, di solito fate un applauso voi però, No? Forza! Allora, i nostri ospiti innanzitutto. Paolo Beldì, benvenuto. Ciao, regista. Ciao. Di tantissime cose di televisione, ma regista Rai, giusto? Sì, esclusiva Rai. E poi Italo Boscati. Buongiorno. Un autore televisivo, un autore di saggi, per esempio l'ultimo su Anna Magnani che abbiamo qui per Rai ieri. Se fai così però poi mi metti in imbarazzo perché sembra che io ti abbia dato il libro perché tu ne parlavi. Dovevo dartelo alla fine così evitavo questa cosa qui. Comunque, autore televisivo oggi, ma in realtà molte altre cose, insomma in Rai dal 67 mi pare. Esattamente. Giusto? Ecco. Poi i nostri evergreen, evidentemente, il professor Giorgio Simonelli, la nostra Mirella Poggiarini e gli analisti della Cattolica. Allora, entriamo subito dentro questi 50 anni Rai attraverso le voci di tre personaggi che ne hanno scritto la storia. E sono Ettore Bernabei, Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Sentiamo loro come parlano di questi 50 anni che la Rai ha compiuto. La RAI compie 50 anni di storia. Quali sono le pagine di questa storia che lei vorrebbe strappare e quelle invece che vorrebbe evidenziare? Ma strappare non mi sentirei di strappare, perché tutto fa parte della vita dell'umanità e in particolare del popolo italiano e quindi della sua televisione. Beh, ci sono tante cose da buttare via, intanto molte trasmissioni che vanno in onda in questo momento, che hanno anche un grande ascolto, io penso che cedono un po' con questa mania di scoprire le ragazze, i seni nudi, i sederi scoperti, le battute a doppio senso, che adesso è una cosa pazzesca, perché è vergognoso. Nel consuntivo di una vita professionale, anche di una vita aziendale, bisogna mettere le pagine non riuscite e quelle riuscite, perché tutto serve a fare un cocktail generale. Pagine invece da ricordare ce ne sono tante, a cominciare da questa di quando nacque e ci fu in Italia un gruppo di professionisti negli anni 50 che si inventò la televisione, perché non esisteva come genere di comunicazione, di informazione, di intrattenimento. Io salverei di tutto quello che ho fatto il rischia tutto. Ma c'è un programma che in Rai lei non avrebbe mai voluto vedere? Ma sì, anche quest'ultimo dell'Isola dei Famosi non mi è piaciuto.
Io guardo molto la televisione dopo mezzanotte, perché non vado mai a dormire prima delle due. Bene, vi assicuro che ci sono tante trasmissioni che vanno in onda a quell'ora in Rai, ma ne facciamo anche qualcuna noi a Mediaset, che sono molto interessanti e che varrebbe la pena mettere negli orari di prime time. Ma purtroppo, cosa volete? I pubblicitari vogliono delle trasmissioni che fanno grande chiamata, quelle lì fanno molto meno come chiamata. Lei ha avuto una parte importante in questa storia. Che traccia pensa di avere lasciato? Ma una traccia di rispetto per il pubblico, e questo credo che sia fondamentale. Non voglio essere così egoista e nemmeno ambizioso e presuntuoso, ma penso che qualche cosa l'ho fatta, insomma, dalla TV dei ragazzi a oggi, ma anche il mio personaggio è mutato, perché prima era più scanzonato, poi l'età ovviamente mi ha dato maggiore corposità, maggiore riflessione, insomma, io penso di aver lavorato abbastanza per la Rai. Allora, innanzitutto una piccola variazione. Per questa puntata, vedete, se il nostro regista ce l'inquadra, stiamo usando come negli schermi, su cui normalmente, che sono in qualche modo anche la nostra scenografia, stiamo usando le sigle della Rai, le storiche sigle della Rai, di 50 anni di Rai, come sono state collezionate in una bellissima puntata della Storia Siamo Noi. Noi le abbiamo rubate da lì e ce le terremo come racconto visivo sotto... Quando si potevano ancora fare le sigle. Quando sentiamo, si potevano ancora fare le sigle. Perché non si possono più fare le sigle. Le sigle finali non si possono più fare perché ormai si perde ascolto. Questo è uno dei problemi, secondo me. Anche il grande Tolk, infatti, l'ha tolta. Vedi? Ma questo è un'altra... è un piccolo svelamento. Però e, almeno anche quelli... e anche le sigle iniziali vanno un po' accorciate, perché la gente sennò si stufa e cambia canale. Guarda che siamo tutti sotto un grande ricatto, a mio giudizio. Allora, partiamo quindi bene. Poggialini, abbiamo sentito questi tre personaggi, una prima reazione la vorrei da lei. La mia prima reazione è quella contro il nostalgismo, perché adesso a questo punto, dopo circa 10 giorni dal compleanno dei 50 anni della Rai, noi stiamo veramente un po' calando dentro questo rimpianto terribile, accorato per la televisione di un tempo. Io sono convinta che la televisione debba seguire il tempo, e come in autostrada non si torna mai indietro. La televisione deve andare avanti, bene o male, in modo diverso, in modo adeguato ai tempi d'oggi, ma la televisione deve andare avanti. Quindi queste celebrazioni, io dico subito, mi hanno un po' impressionato, che sono diventate un po' lapidi sulla tomba. Voglio sentire un parere di Moscati su questo. Indubbiamente le celebrazioni sono sempre negative, io la vedo così, soprattutto se non hanno, come dire, un versante anche di riflessione. Adesso, proprio in questi giorni, c'è un atteggiamento di festa, l'abbiamo anche sentito da parte delle persone che sono state intervistate. Non si vedeva la lacrima nell'occhio di alcuni di questi personaggi, ma secondo me era latente, pronta a scattare, perché appunto sono 50 anni, questi si rivedono giovani, rivedono le difficoltà che incontravano, facevano anche dei discorsi molto personali. Mentre riguardavo questa immagine, riflettevo su un fatto: la televisione non è che è nata dal nulla, è nata da qualcosa che già esisteva. Gli spettacoli avevano bisogno di persone che li facevano, avevano bisogno anche di ballerini, di attori, di registi. Allora forse esisteva un serbatoio molto professionale, secondo me anche artisticamente valido, che veniva dal cinema e dal teatro. Ora, tutta questa massa di persone, che tra l'altro in qualche modo ci ricorda anche l'inizio di Cinecittà. A Cinecittà, quando comparve nel 37 questo grande stabilimento, alle porte di Cinecittà erano in fila gli attori di avanspettacolo e di varietà. Quindi perché c'era un cercavano... bacino da cui pescare. Invece esatto. Lei sta sostenendo che questo bacino è sparito. Esatto, è proprio esattamente quello a cui volevo arrivare. Cioè, allora si è potuto usare, riciclare e rilanciare questa forza. Oggi praticamente non dico che è stato arrischiato fino in fondo il barile, ma certamente il ricorso, per esempio, continuamente alle selezioni. Vuoi delle veline o vuoi delle velone, oppure a questo come uso continuo soprattutto dei giovani, che vengono molto spesso buttati allo sbaraglio. E pensiamo ai comici. I comici in televisione vengono usati e gettati via. Molto spesso questi personaggi poi, quando passano a fare un'altra cosa, non so, un film, fanno dei veri e propri flop. Potrei anche citare dei nomi, ma non mi sembra giusto né carino nei confronti di persone che poi nel frattempo hanno mentre sta parlando Simonelli, vedevo che assentiva. Sì, beh, questo è uno dei grandi problemi della televisione di oggi. Però su queste celebrazioni e rievocazioni mi sembra che ci siano due problemi. Uno appunto
è il fatto che diceva anche Moscati, insomma, che bisogna assolutamente storicizzare, cioè la celebrazione va bene se è un momento di riflessione in cui poi si valuta appunto che cosa è stato il passato e cosa, senza fare la storia maestra di vita che, insomma, che è retorica, cosa questo passato può servirci anche per intravedere il futuro. L'altra cosa che spiace insomma dire, insomma, è che si parla sempre con questo grande assente convitato di pietra che è Mediaset, insomma, se la RAI, sì, non oggi è... però noi vogliamo, sì, parlare dei 50 RAI, anni della RAI, oggi non è più quella lì, è perché c'è un'altra televisione che in molta parte è stata portata, infatti, da un'altra cosa. Questa riflessione è venuta fuori anche dall'opinione pubblica del giorno dell'anniversario, leggeremo appunto dei frammenti di questo. Ma noi allora pigliamo la nostra strada, ci infiliamo nel primo materiale su cui riflettere e lavorare insieme, infatti fra poco voglio anche sentire i nostri analisti molto più giovani evidentemente su questa storia, e facciamo un confronto. Forse lo ricorderanno anche i nostri telespettatori. Da una parte La Cittadella di Cronin, versione 1964, regia di Anton Giulio Maiano con Anna Maria Guarnieri e Alberto Lupo. Dall'altra parte l'ultima edizione del 2003, regia di Fabrizio Costa, Massimo Ghini e Barbara Babulova. Cominciamo a fare questo confronto in montaggio incrociato. Per fortuna l'ho trovato. Le doglie, dottore. Le doglie sono già cominciate. Possibile? Sì, da mezz'ora. E mia moglie sta molto male. Gliel'ho letto negli occhi. Dobbiamo passare a prendere la borsa. Christine. Non si preoccupi per me. Tra un minuto sarò a casa. Auguri. Grazie, signorina Barlow. E mi scusi. Dottor Manson, presto! Mia moglie ha le doglie. Mi spiace, sì, devo scappare. Io vengo con lei. Ah, devo passare a prendere la mia borsa. Non dovevate lasciarlo entrare. Già, ma sei il doppio di me. Fuori! Ricreazione, 10 minuti. Per la seconda volta tu vieni qui con il fermo proposito di distruggere la mia autorità di insegnante. E io ti dico che... Ma l'altra volta ero venuto per litigare. E adesso sono io che voglio litigare. Io devo dirti tutto quello che ti meriti. Sei insopportabile, ecco. Ci sarebbe un posto ad Aberlow. E noi potremmo andare laggiù insieme, in una casa nostra. Ma diavolo, non so nemmeno più parlare. E non ho il coraggio di guardarti. Ti prego, Chris, vuoi sposarmi? Rispondimi. Ti ho già risposto. Vuoi sposarmi? Fred, per favore, porta fuori i bambini. Fuori. Certo. Tu, bambini, andiamo, andate con Fred. Andiamo, bambini, fuori. In ordine. Ti ha dato di volta il cervello. Vedi, ho trovato un posto di assistente ad Aberlow per 300 sterline l'anno, più una bella casa, ma... Ma cosa? Assumono soltanto medici sposati. Tu vorresti sposarmi per poter avere quel posto? No. Io ti amo come non ho mai amato nessuno in tutta la mia vita. Oh, Fred! Fred, per favore! Fred! Sì, miss! Faccia rientrare i bambini. Certo, miss! Volevo solo dirti che il posto che ti hanno offerto è ottimo. Sarebbe un peccato rinunciarci. In caso non avessi capito, puoi dire a quelli della miniera che sarò tua moglie. Allora, pane per analisti. Questo confronto cosa ci dice? Vediamo un po'. Innanzitutto, come si diceva prima, I conti sono 40 anni. Sono 40 anni. E nella seconda cittadella direi che la televisione ha assunto realmente oramai un linguaggio proprio. Nella prima no. Nella prima abbiamo ancora degli attori che recitano alla maniera del teatro. E soprattutto poi c'è anche un'evoluzione sociale, nel senso che il personaggio femminile nella prima risulta abbastanza debole, titubante, mentre nella seconda quasi in alcuni passaggi risulta più forte di quello dell'uomo.
Secondo me un'altra influenza che si vede è nella prima cittadella, proprio dal punto di vista della vicinanza fisica, no, dei due attori. Nella prima cittadella vediamo campo e controcampo della donna e l'uomo, addirittura l'uomo di spalle a un certo punto, quindi secondo il punto di vista della donna. Invece nell'ultima cittadella, secondo lo stile della soap opera, vediamo i due attori molto vicini, quasi a che il passo successivo sia il bacio, quindi entrambi inquadrati insieme. E restando per le inquadrature, nella seconda ci sono anche meno primi piani che invece risultano frequenti nella prima. C'è anche un utilizzo della musica diverso. Nella prima cittadella c'era proprio la musica di sottofondo, mentre c'era questa dichiarazione d'amore, quindi comunque si voleva sicuramente. Nella seconda invece non c'era la presenza della musica. Perché a me, parliamo proprio del duetto, insomma, del dialogo fra i due, perché il segno della prima a me pare così più forte del segno della seconda? Perché vorrei entrarci dentro. Perché la prima secondo me è televisione, la seconda è cinema. Sì. Siamo arrivati a questo, che la stai dicendo l'opposto di quello che ha detto Daniele adesso, interessante. Infatti, secondo me, tra l'altro è modernissimo, perché adesso dicono che ci sono troppi stacchi in televisione, e ho visto un mucchio di stacchi anche in quella di Maiano degli anni 60, quindi molto moderna anche quella. Poi mi ha colpito moltissimo il suono ecco, molto morbido, molto profondo, a parte la voce di Alberto Lupo, dico un luogo comune, chapeau per Alberto c'è Lupo. Una materia di partenza, certo. Vorrei anche ricordare, chiedo scusa. No, dicevo che forse però si tratta di due stacchi diversi, nel primo articolano il racconto, nel secondo danno ritmo. Sì, però io ho visto un pezzo di televisione e un pezzo di cinema, fatto benissimo, anche quello di Ghini, benissimo, però mentre il primo era molto più televisivo, il secondo lo vivo come un film. Ma io temo che forse si può aggiungere anche una cosa, qui io sono d'accordo con Bernardini, cioè nel senso che a me convince di più la prima, il primo sceneggiato, ma per una parola che ha poco a che fare con gli elementi tecnici e linguistici, anche se sono importanti, cioè l'intensità di ciò che viene fuori dal racconto. Sì. Ti avverti subito che nel gioco di questi attori, tra l'altro lei e Anna Maria Guarnieri, che è una grossa attrice, riescono a dare qualcosa che invece il filmato più vicino a noi, girato con tecnica indubbiamente cinematografica, non riesce ad andare. È come se si perdesse l'intensità e si banalizzasse non solo la scena, ma anche il romanzo. Alle emozioni, forse, emozioni teatrali del yes, giochi di sguardi, lui che dice non riesco a guardarti in faccia. Però ci provano anche nella seconda. È però più ragionata. La differenza è che il primo è un lavoro di ricerca, abbiamo visto anche alcuni elementi proprio pellicola alternata elettronica, ed è comunque sotto il segno, come dire, dell'eccezionalità, dell'evento, lo sceneggiato è comunque. Il secondo è sotto il segno della routine, della produzione seriale. E questo si sente. Cioè, e tra l'altro forse è dovuto anche il numero di puntate, per esempio. Si no? Capisce, mi pare la prima sono 6, nella seconda sono 2. Quindi racconto compattato. Cioè, il primo è comunque un evento eccezionale, se ne fanno 7-8 all'anno, di queste se ne fanno 30-40. Certo, all'anno. Infatti a livello di pratiche di fruizione, comunque nella TV delle origini la caratteristica era proprio la festività, non un programma considerato come feriale, come flusso, ma festivo come evento e soprattutto per quanto riguarda gli sceneggiati. L'intensità di cui si parlava infatti è un'intensità che viene costruita man mano nel film, non è l'intensità di cui ha bisogno invece l'ultima versione che deve costantemente strizzare l'occhio e catturare l'attenzione dello spettatore. Oggi è impensabile, non accavalatevi però. Oggi è impensabile uno yes che si guardi, perché in quel momento magari chi stava guardando il film si è girato per lavare i piatti e deve sentirlo. Deve sentire. Punta ai simboli, paradossalmente pur avendo più puntate, punta ai simboli, mentre il secondo anche in due puntate sente l'esigenza di seguire ogni passaggio e per esempio la stessa scena viene divisa in due passaggi. No, che l'intensità è come se venisse data dal silenzio che c'è tra le battute dei due attori, mentre nel secondo viene data dal ritmo. Tanto avete notato, però scusami, Bernardini, volevo dire una cosa a proposito di questo diceva la ragazza, non dimentichiamoci che poi il lavoro è tutto basato sulla sceneggiatura, perché gli sceneggiatori hanno preso questo romanzo e allora l'hanno dato questa intensità, che non è una questione di rapporto tra gli attori, è proprio nella sceneggiatura insito, certo, questo tipo di rapporto e di modo di raccontare. Allora, noi svoltiamo, altro materiale, però c'è una Poggialini che magari nel prossimo studio, perché la vedo che è calda. L'informazione, noi stavolta ci occupiamo sostanzialmente adesso di due colonne. Una colonna è l'informazione, l'altra colonna è il varietà. Cominciamo dalla colonna informazione. Abbiamo qui un materiale stranissimo, preistoria, non c'è ancora la televisione. Siamo nel
probabilmente nel 1930-31, non c'è una data sicura. È un frammento di due giovani, uno ha 28 anni, l'altra persona ne ha analoga età, sono a Shanghai e mandano questa specie di videolettera in Italia. Vediamo com'è. Viene la coda di uno speciale mixer del 94 che è stato rivisto in questa settimana dedicato a... No, ma non lo dico, vediamole poi di che si tratta, lo capiremo. Voglio dire a Vittorio e Bruno che quest'anno vengono da noi. Sì, una buona idea. Nel mese di giugno. Il programma è questo, se vengono col Gange, in giugno credo che c'è il Gange o luglio, c'è il Gange, li teniamo a Shanghai per un 15 giorni. Dopo li portiamo con noi a Peitao e Pechino. Poi riscenderanno a Shanghai e allora con una nave da guerra risaliamo il fiume fino a Changsha. Bello, anch'io? No, te no. Oh, Le donne a casa. Li saliamo il fiume fino a Changsha, li porto a caccia a Changsha e poi dopo scendiamo e ripartiranno per l'Italia col Conte Rosso che parte da qua ai primi, alla fine di settembre. Bene, bene. Questo bene. È il programma. La mamma, la povera donna, che ha Romano e Anna Maria, si quelli piccoli, non è possibile. E così bisogna per forza che qualcuno della famiglia venga a fare la conoscenza con Fabrizio. E poi congratulazioni a Romano e Anna Maria perché sono andare benissimo in automobile. C'è un tantino che fa le marce indietro molto meglio di quello che non faccio io, che è più divertente. Vero, e trovi? Vero. Approvo. E papà che va in motocicletta è troppo divertente. Bellissimo. Fantastico. Solenne, molto impressionato. Soprattutto mi piace la mamma che ha il coraggio di andare dietro, nello sgabellino dietro. Ammiratissima anche lei da tutto il pubblico di Shanghai. Sì, quando ho passato il film. Anna Maria. No, sì, Anna Maria. Transpito. Quale? Quella di Sardi? Perché lì dietro c'è Sardi, come voi ben immaginate, vero che sta dando dei suggerimenti. Così che danno un'accetta. No, e poi adesso cosa si fa? Adesso andiamo sopra, adesso basta per quello che non c'è da fare perché. Basta! Mandate i saluti a tutti quanti. Vabbè, e salutiamo anche i miei, voglio salutare papà, mamma, Maria si è un po' lontana adesso. Insomma. Salutiamo. Ma no, adesso. I magistrati. Bisogna riconoscere. Senti, bisogna riconoscere che noi stiamo malissimo davanti all'apparecchio cinematografico. Ma però ci salva il fatto che anche il film che ci hanno mandato loro da Roma, tranne tuo padre, che però non ha. Tranne tuo padre, tutti gli altri hanno fatto una pessima figura come attori. Quindi siamo a posto anche noi, ti pare? Adesso quello che sarà più disinvolto di tutti sarà Fabrizio. Andiamo. E vi invitiamo a vederlo nudo nel bagno. Allora, questo ventenne è Galeazzo Ciano, fra pochi anni sarà ministro degli esteri italiano, lo sarà dal 1900, qui siamo intorno al 30 ho detto, nel 36 diventerà ministro degli esteri, lo starà fino al 43, farà una fine tragica, lo sappiamo, dopo il processo di Verona sarà fucilato, quella accanto a lei è sua moglie, accanto a lui è sua moglie, sono a Shanghai, ed è Edda Ciano Mussolini, figlia del duce, tutti i personaggi di cui parlano in questo frammento sono la famiglia Mussolini, cioè i figli ancora piccoli, se non sbaglio non è ancora nato Romano, fra l'altro mi pare. No, viene citato Romano qui. Viene citato, ci sono tutti, ma sono piccoli evidentemente. Se ne parla come, dice, non posso venire qui perché sono ancora piccoli. Poi c'è un riferimento, avete visto, alla motocicletta e a Donna Rachele che fa effetto sul sellino insieme a Mussolini. Cioè una specie di TV verità del 1930. C'è un riferimento preciso, fra l'altro, in questo frammento, a un messaggio che però pare che non ci sia, insomma, lo voglio chiedere a Moscatti se c'è o no, c'è un messaggio mandato in realtà dalla famiglia Mussolini a loro in Cina, di cui in realtà c'è traccia nei telegrammi, che questa è la biografia di Mussolini De Felice, ci sono alcuni telegrammi appunto che Mussolini ha mandato alla figlia in Cina e a Galeazzo, e si fa riferimento, mi sentirete, dice Mussolini il 5 di gennaio del 31, però nel Fox Film. E poi il 26 gennaio in un altro messaggio dice: quando avete visto il mio cine speech telegrafate, abbracci a te Galeazzo Mussolini. Infatti il riferimento qui c'è, no? Nel senso che tutti gli altri fanno cattiva figura, ma invece esatto, il padre lui è l'unico che fa una. Del resto voglio dire, se c'era una persona che aveva il senso della comunicazione, delle immagini, ma anche della parola, era indubbiamente Mussolini. Però che noi era siamo abituati un grande a un'immagine retorica, no? In quegli anni la grande forza, come dire, della comunicazione del regime è quella di scoprire
appunto il cinema, il cinegiornale come grande strumento di propaganda. Qui sì, in realtà tra l'altro Mussolini era un grande appassionato di cinema, si faceva proiettare a casa, certo, a Villa Terloni, ai film, film, anche quelli americani, voglio dire, era un grande appassionato di cinema, la sera si riunivano in famiglia e vedevano questi film. Quindi in realtà poi esiste un Mussolini che è quello del balcone di Piazza Venezia con la mano sui fianchi, poi esiste un Mussolini diciamo un po' più privato, grande comunicatore che non usava gli stessi sistemi, era un grande persuasore. E cioè, noi abbiamo qui lo specchio di quel Mussolini in questo frammento. Sì, qui tra l'altro abbiamo il fatto che Galeazzo Ciano, figlio di un altro Ciano, Costanzo Ciano, che ha dato una forte mano all'affermazione di Mussolini, era il Delfino sostanzialmente. Sì. Delfino che poi invece, come lei diceva prima, poi viene fucilato poi per ordine proprio del suo Questo ragazzo sorridente fra un po' diventa tutt'altro, insomma. Certo, diventa il famoso traditore, anzi proprio per la televisione voglio ricordare un film di Negrini che si chiama Io e il Duce, dove il personaggio di Ciano viene interpretato, pensate un po', da Anthony Hopkins, che è il, come dire, Hannibal the Cannibal, no? È il silenzio degli innocenti. Simonelli, voleva fare un'osservazione mi pare su questo. Vabbè, due se posso. Una è l'estrema, come dire, naturalezza con cui vediamo questa cosa, perché sembra un pezzo di televisione attuale, esatto. Però sembra veramente quest'uso della televisione un po' intimistico, un po' privato, che noi molto spesso, no, denunciamo e randelliamo, no? L'altra, cioè, cosa, raccontano i fatti loro, sì, insomma, sì, in famiglia. Sì, però questo era anche un documento privato. Certo. È diventato storico dopo. L'altra cosa è singolare questa, così, questa attenzione del regime fascista per le tecnologie audiovisive. Perché noi stiamo celebrando i 50 anni della televisione, però sono usciti anche molti libri in questo periodo. La televisione come tecnologia, come sperimentazione, è cominciata in Italia proprio in periodo fascista. E per la verità, negli anni 30 anche in altri paesi europei, la Germania, l'Inghilterra. L'Inghilterra soprattutto. Però ecco, comunemente si attribuisce alla televisione questa nascita post bellica degli anni 40 e soprattutto 50. In realtà la televisione nel 36 c'era già. Nel 36 a Berlino si trasmettono in diretta le Olimpiadi di Berlino, nel 36 la BBC aveva già un regolare palinsesto e in Italia c'era comunque una sperimentazione televisiva. Penso. Allora, vediamo, no, questa sperimentazione televisiva come muove i primi passi. Allora, siamo nel 1961, il frammento che vediamo adesso è di Sergio Zavoli, Strage degli aviatori di Kindu. Vediamo come la televisione va sul posto e racconta questo pezzo di storia. Quando hanno portato i nostri aviatori a Kindu, voi dove eravate? Noi eravamo chiusi in casa, non abbiamo potuto vederli perché sono passati da un'altra strada e tutto quello che sappiamo è per sentito dire. Qui, in questa villetta che sembra pronta ad accogliere un party, avvenne il primo atto della tragedia. Ora è il maggiore Daud che parla. Eravamo 24 persone, 13 italiani, 10 uomini miei ed io. Qualcuno sulla veranda, gli altri all'interno. Questa finestra era aperta. Di qui uno di noi tenterà di fuggire. Alle 16.15 arrivò uno scaglione di 80 congolesi. Ci chiudemmo dentro e raccolsi subito i documenti d'identità. Qui era la tavola della mensa. Alle 16.30 giunsero altri 300 congolesi. C'era anche il colonnello Pacase. Non sono spia di Ciombe, dicevo, e indicavo le divise, i fregi, il distintivo dell'ONU, le carte d'identità. Colpirono col calcio del fucile. In terra ancora i segni di quella violenza. Alle 16.50 li portarono via. Questa, la ricostruzione che Sergio Zavoli fece da Kindu all'indomani della tragedia. Allora, Poggiolini, una televisione che racconta in un modo a cui non siamo più abituati. La sintesi, l'immedesimazione è un senso di passione rattenuta che non diventa mai declamatoria, che non diventa espressione di dolore conclamato, ma diventa qualche cosa di intimo, di sofferto e quindi diventa partecipazione anche per gli altri, veramente magistrale. Però linguisticamente è già televisione questa, perché qui in realtà per esempio il sonoro di quel film non c'è, cioè Zavoli ha scritto un pezzo giornalistico e lo legge. Infatti, con queste immagini sullo sfondo, l'impressione, è fatto tutto con camera a spalla.
quindi praticamente ci medesimiamo, è come se noi andiamo sul luogo e vediamo tutto quanto. C'è questo che mi ha colpito molto, oltre alla drammaticità data dal bianco e nero e dalla voce di Sergio Zavoli, però non dimentichiamo che c'è proprio un vivere da parte dello spettatore di questa immagine, questa tragedia. Ma non ci serve sentire l'impressione... anche? Ci sembra? Sentire i rumori, cioè per esempio a un certo punto c'è questo capitano di cui lui riferisce quel che dice, che però non lo fa parlare, neanche doppiare. Cioè è sempre Zavoli che ci riferisce che cosa gli ha detto. Lì è talmente bravo Zavoli, dico una cosa ovvia, che basta lui con la sua voce. Cioè non serve. No. Secondo me no. Bravo, però non, cioè, per mio non è linguaggio televisivo, cioè dà l'impressione comunque di essere giornalismo scritto applicato a delle immagini. Comunque c'è una retorica, una creazione quasi di un thriller. Sembra quasi cosa, infatti la sceneggiatura, sembra un pezzo di una soggettiva di un film giallo dove lui ti mette assolutamente, nel suo pezzo giornalistico ti mette assolutamente, come diceva il signor Belditi, ti mette assolutamente dentro in quello che lui sta vedendo. Cioè tu vedi lui mentre sta vedendo le cose, ma ti senti tu dentro in quel momento. Per quello che attrae, quello. Sì, sicuramente. Cioè è quasi cinematografico, fra la musica comunque scelta. Che richiama anche le azioni che lui fa, forse, cioè, quello che diceva Pathos, però ma non è costruito a tavolino, però meglio è costruito bene, però. La televisione è professionalità, no, non è invenzione, la reality non esiste, la realtà in televisione non esiste, è sempre costruita, e questo penso che due maestri così me lo possano testimoniare. Però sì o no? La cosa che mi colpisce nel sentire parlare gli amici qui presenti è molto il riferimento alla voce, perché poi quando ci si trova di fronte anche a un servizio di questo genere c'è sempre un elemento principale attorno al quale si organizza la nostra attenzione. Qui è indubbiamente la voce di Zavoli, cioè nel senso che in fondo le immagini stanno appunto nello sfondo, anche i congolesi, vediamo come il fatto lontano da noi, ma in mezzo c'è la voce autorevole e sentita di Zavoli, che è stato un maestro in queste cose. Voglio ricordare il suo documentario, per esempio, sui conventi di clausura. Certo, era un documentario potentissimo. Nato poi radiofonico. Radiofonico. Ecco, abbiamo TV7 sullo sfondo, ecco, la sigla di potentissimo TV7, proprio perché c'era questa voce che aveva, come dico, un valore principale rispetto a tutti gli altri elementi. E poi l'elemento che ricordava Beldì, quello della macchina a mano. Ricordiamo gli anni in cui siamo. La macchina a mano è un qualcosa che viene fuori, per esempio, dalla Nouvelle Vague francese. Prima non è che se ne usasse. Tra l'altro, tecnicamente, Beldì, doveva essere un catafalco pazzesco una macchina a mano nel 1961. No, beh, allora già c'erano delle macchine più leggere che quelle che occupavano, quella che già adoperavano, per esempio, Godard e gli altri. Non era la famosa Eclair, ma insomma qualcosa di, cioè, già, ma, però più è leggero. Materiale cinematografico questo. Questo, ma assolutamente. Questo doveva essere giornalismo televisivo. Comunque c'è già in nuce il problema che poi si rivelerà, cioè che nel giornalismo televisivo italiano prevale la parola sull'immagine. Sì, però abbiamo capito che a Daniele non piace la televisione degli anni 60, questo l'abbiamo capito. Però mi sembra che noi abbiamo facciamo un'idea astratta di televisione. La televisione non è quella che ha delle regole. Questo è vero che c'è cinema, c'è radio, c'è scrittura, però la sintesi di tutto questo è signora televisione. È racconto, cioè un racconto che arriva. Perché sono d'accordo con Poggiolini, cioè non è che abbiamo questo mito della realtà che entra dentro. La realtà non entra affatto dentro se non c'è uno che la fa entrare. Perfetto. Scusate, allora facciamo un salto di 20 anni. Andiamo in là di 20 anni e vediamo che cosa la RAI inventava proprio nel racconto televisivo. Avvocato, lei ha avuto tutto, ricchezza, potere, perché li ha ereditati, ma lei di suo ci ha messo qualcosa? Ma sa, i patrimoni si ottengono solo per speculazione, accumulazione o successione. Il caso mio è successione, però poi quando si sono ottenuti dei patrimoni ci sono varie cose che se ne possono fare. Si possono assumere patrimoni con responsabilità o trattare senza responsabilità. Io di mio ci ho messo sempre la responsabilità che conseguiva dal patrimonio. Io non sono un assetato di potere. Mi piace quel tanto di potere per poter assolvere i lavori che devo compiere. E la cosa che le piace di meno? La cosa che mi piace di meno del potere è l'immagine che uno possa volerlo o amarlo. Ma lei crede in Dio? Mi hanno educato in questo senso e credo nel sistema in cui sono stato educato. 1980 è l'anno in cui comincia l'avventura di Mixer. Voglio farvi una domanda.
ai nostri analisti. Secondo voi, prima abbiamo visto un luogo preciso, no? Questa camera a spalla che girava per le vie di Kindu, in quella situazione, dentro quel palazzo, eccetera. Il luogo di questa televisione qual è, secondo voi, invece? No, ai nostri analisti, belli. Aspetti, professore. Non c'è un luogo preciso, nel senso, il maggior spazio viene dato alla persona intervistata. Infatti... appunto, quindi qual è il luogo? C'è il luogo preciso? È un non luogo. Non importano le coordinate spazio-temporali, qua non importa dove è avvenuto qualcosa. Sono delle domande che si fanno alla... È il volto dell'intervistato. La faccia, esatto. Io sono d'accordo. La televisione è già diventata luogo di per sé. Invece non ha bisogno di altro. È un limbo. È un limbo. Il luogo è un limbo. Blu, sì, di chroma key. Il chroma key, allora esatto. Spieghiamo un attimo. Chroma key sono come le figurine che si ritagliavano da bambino su quelle dei piccoli dei calciatori e si sovrappongono una all'altra e viene fuori il chroma key. E questa è una bellissima applicazione, vecchia per i tempi, però molto innovativa, in cui anziché vedere lo stacco tra un totalino di un personaggio e il primo piano, si sovrapponeva il primo piano con un piano un po' più largo, e, di modo che uno potesse scegliere se seguire il primo piano o nel campo più largo l'ospite. Cercare di cancellare la maschera che l'intervistato può avere. Cioè tu è talmente sparata esatto. La sua faccia che tu puoi giudicare l'emozione, cioè, quello che sta dicendo lo valuti tu se è vero o falso. Il luogo è indubbiamente il volto, appunto, il non volto. La maschera ma il volto, è la televisione che svela cosa c'è dietro la maschera avvicinando talmente il volto che si possono cogliere. Scusa se mi devo citare da solo, ma ormai divento vecchio, ho 50 anni con la televisione. Io sono di un altro genere, nel senso che io sono molto più per il film in televisione, nel senso che io preferisco vedere tanti dettagli, sì. Tanto è vero che ha diritto di replica per quello che mi cito. Erano tutti terrorizzati dal fatto di venire lì perché facevi i dettagli più strani, dalle scarpe al naso, al brufolo, le famose scarpe, e quindi sono molto più per il dettaglio. Questa è un'altra soluzione molto divertente, però da regista mi divertivo di più a fare tanti dettagli e andare a beccare le varie caratteristiche. Al di là dei dettagli, però quello che a un certo punto emerge in queste interviste, poi Mix ne ha fatte tantissime, sono un vero e proprio archivio di quegli anni, no? Con il quale ormai si attinge perché è diventato importante, non se ne può prescindere, ma è il fatto che sempre per quanto riguarda il racconto io continuo a dire che l'elemento essenziale è quello che a un certo punto riusciamo a cogliere, cioè il dipanarsi delle domande e delle risposte, cioè il racconto si sviluppa lì. Poi tanto con la scomparsa abbiamo visto in questo frammento dell'intervistatore, cioè, sì esatto, cioè il problema è quello che a un certo punto è come se una tessitura che si sta facendo praticamente in diretta, naturalmente c'è una preparazione dell'intervistatore che si è preparato, ma la cosa interessante è questo ping pong che viene fuori, e il ping pong di per stesso è un fatto narrativo e crea nello spettatore anche un processo di identificazione. Cosa risponderà quando dice lei crede in Dio? Pensa, ecco, certo. Anche questo per esempio è un elemento di aggiunta. Ci sono quelle pause di silenzio che avevano le pause peso di silenzio dentro, fondamentali, guardate che c'è un rapporto stretto tra il linguaggio della cittadella con quei momenti di sospensione e il linguaggio che qui viene fuori di un altro genere, però le sospensioni, anche a volte gli errori lessicali, i balbettamenti diventano sono discorso. Un pezzo. Ma io volevo far notare una cosa, che ormai nelle 24 ore su 24 della televisione, la televisione è diventata una radio con un po' di figure, la gente in casa non guarda, ascolta la televisione, quando c'è qualcosa che la attira, un suono improvvisamente, una voce diversa, guarda la televisione e smette di fare quello che sta facendo, questo è l'uso pratico della televisione, noi stiamo facendo della gran bella teoria, ma la casalinga a sessantenne, che più o meno l'ascoltatore di numero maggiore, no, alla televisione, quando in casa sta facendo i fatti suoi, ci non torniamo guarda subito Poggialin su questa tua osservazione, perché è interessante, perché in realtà stiamo parlando di un quasi passato, insomma, sì. Di una centralità di questi prodotti, ma dopo dobbiamo andare avanti per forza, di una centralità di prodotti che non è solo più così centrale nella televisione di oggi, evidentemente. Per esempio questo, La Notte della Repubblica, Zavoli l'abbiamo lasciato nel 61, vediamolo nel 1989. Le Brigate Rosse hanno deciso di colpire come non mai il cuore dello Stato. Lo faranno nella persona di uno dei suoi uomini più rappresentativi, Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Con
all'intento di ricostruire, se possibile di capire meglio, un aspetto di questa tragedia, incontriamo stasera Franco Bonissoli. Quando le è capitato di rivedere quella scena in televisione, è cambiato qualcosa nel suo modo di osservarla e anche di giudicarla? La rivoluzione prevedeva i morti da una parte e dall'altra, prevedeva scontri cruenti, nella misura in cui uno accettava questo tipo di scelta era pronto a tutto. Credo che qui non servano le frasi fatte, le dichiarazioni, non so, di principio. Non so se sospendo un attimo. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. Dopo la ricostruzione dei fatti, ecco l'intervista a Mario Moretti, l'uomo che dopo l'arresto di Curcio e la fine del primo vertice storico è diventato il leader delle Brigate Rosse. Moretti, per parlare chiaro, ebbe mai nostalgia di Moro vivo? La vicenda politica non ammette di questi rimpianti, anche per il fatto che io non ucciderei mai una persona. Però questa è stata la mia vita, non posso averne un'altra. Fra l'altro, le coincidenze quando la storia ritorna nell'oggi, avete presente dei due intervistati, il primo gli si è rotto... Bonissoli. No, Bonissoli. Bonissoli esattamente 2 giorni fa, il 7 di gennaio, ha fatto un appello, proprio lui che si commuove, ai nuovi brigatisti dicendo: ragazzi, fermatevi finché siete in tempo, mettete a disposizione le vostre energie e il vostro spirito di abnegazione verso le persone e le realtà che ne hanno bisogno, solo così potrete contribuire a raggiungere gli obiettivi di pace e di giustizia proclamate. Questo è Bonissoli oggi che parla ai brigatisti, interessante perché... Quindi, Zavoli 20 anni dopo, Zavoli 1989... La Notte della Repubblica, lo sappiamo, è un pezzo, come dire, storico della televisione italiana. Ci ha raccontato gli anni del terrorismo, ha parlato con questa, quasi in tono inquisitorio, queste interviste hanno una loro forza, però, come vediamo, ci sono molti altri elementi di linguaggio, no, lì dentro, mi pare. Io ho notato tre parti. La prima è quando Zavoli parla ex cattedra, quindi molto autorevole, senza neanche l'uso dello zoom, proprio la camera inchiodata su di lui in un campo medio. Alternata a immagini sempre soggettive, come nel pezzo precedente del Congo, quando Faiese va in mezzo a vedere, certo, quello che è successo lì. Documenti di telegiornale. Esatto, il documento. E poi si riduce adesso una voce fuori campo per dare ancora più drammaticità al primo piano dell'intervistato. Cosa che non faceva Minoli, perché Minoli appariva, quella che abbiamo visto prima, che volevo dire, era un montaggio, c'erano solo le repliche di Agnelli, mentre sì, Giovanni faceva, certo, anche lui le interviste. E, quindi ho notato tre elementi, questa cosa qua, che si può servire come analisi. Sì, perché a differenza del primo Zavoli non è più a questo punto solo la voce e il racconto, ma ci sono vari elementi che concorrono in egual misura alla ricostruzione del vero. E questo comunque ma a forza importante. Questo vi chiedo. Beh, sicuramente in questo c'è la forza della testimonianza, quindi non è più il giornalista che va sul luogo, ma nello studio avviene la ricostruzione attraverso le testimonianze degli stessi brigatisti, quindi anche secondo me in questo è la forza, oltre a quella del documento, e tra l'altro il documento qui viene lavorato, perché anche il documento della morte di Moro è molto simbolico, quindi c'è l'immagine del prete, appunto le persone che si fanno il segno della croce, quindi la musica. Ma anche come si inquadrano le facce dei due brigatisti, che non guardano mai negli occhi, già il fatto che non le si prenda mai quando guardano, da loro una figura, diciamo povera, di persone che non hanno coraggio in quel momento, già il fatto che la luce intervenga, che loro si vedano dall'alto verso il basso e non guardino lo spettatore, fa subito pensare: ma che brutto vigliacco è quello lì. Sì, però ecco, un altro elemento che affiora anche dall'internet degli analisti e che mi ha colpito è l'elemento di orchestrazione, cioè questo è una televisione, certo, che si presenta come d'autore, ma in realtà è un lavoro meticoloso fatto da più persone, che per esempio non so,
non è certamente Zavoli che magari va a intervistare questi terroristi, non è Zavoli che segue tutto l'arco del montaggio, sì, non è Zavoli che a un certo punto sceglie le però... musiche. Quindi questo lavoro di orchestrazione è quello che poi alla fine risulta sullo schermo firmato dall'autorevolezza, magari anche un po' solenne, che ci mette sempre Zavoli nelle sue cose, ma alle spalle di tutto questo c'è un lavoro molto attento di orchestrazione, quindi anche di creazione, come dire, di clima, di intensità. Ecco, questa cosa dell'orchestrazione mi dà lo spunto per il prossimo pezzo, perché veniamo all'oggi. La storia siamo noi, è andata in onda questa settimana, dedicata al sequestro Sossi. Vediamo l'orchestrazione della, appunto, in questo caso della Officina Minoli, che cosa produce oggi. Da 4 giorni sono prigioniero qua dentro, con un occhio tumefatto, 2 costole rotte e circostanza più angosciosa di tutte, senza sapere nulla dei miei cari. Per le Brigate Rosse è arrivato il momento di fare sul serio. E Mario Sossi è la vittima predestinata. A Genova, infatti, Sossi ha condotto le inchieste più difficili sulla sinistra extraparlamentare e sulla nuova eversione che sta emergendo in quel periodo. È stato rapito questa sera a Genova il sostituto procuratore della Repubblica, Mario Sossi. Noi concepiamo il sequestro Sossi appunto come diciamo alternativa rivoluzionaria alla strategia riformista del Partito Comunista. La prima volta che le Brigate Rosse fanno le prove generali di quello che poi attraverso il sequestro Sossi diventerà, sarà purtroppo il sequestro Moro. Come in ogni sequestro si fronteggiano 3 giocatori, i rapitori, lo Stato, la famiglia. Ognuno con un interesse diverso ma con un'unica posta in gioco, la vita dell'ostaggio. Io entravo dentro la prigione per interrogarlo con un mangianastro. In una parola, noi vogliamo sapere il retroscena dell'inchiesta che lui aveva condotto e che stava ancora conducendo sul gruppo 22 ottobre. Mercantile, andate via Galata 26, dentro la cassetta per le lettere numero 1, c'è un comunicato da mandare immediatamente alla stampa. C'era questa richiesta di cambiare i detenuti della banda 22 ottobre con Mario Sossi. Il ministro dell'interno Taviani, a nome del governo, respinge ogni ipotesi di trattativa. Secondo lei, signora, aspettavo proprio all'onorevole Taviani pronunciarsi sulle richieste dei rapitori. Guardi, penso che in un caso così grave, in una situazione così drammatica, aspetti, una risposta dovrebbe essere decisa dall'intero governo e non da una persona singola. Il 18 maggio, ad un mese esatto dal sequestro, le BR pongono l'ultimatum. Se entro 48 ore non saranno liberati i detenuti della 22 ottobre, Mario Sossi verrà giustiziato. Perché decisi che ero io che avrei dovuto sparare? Proprio perché si era costituito tra me e lui questo rapporto molto particolare. Ma volevo verificare con me stesso, appunto il mio la mia capacità di essere un rivoluzionario fino in fondo. Il parere del procuratore generale Coco è contrario ad ogni ipotesi di libertà per i detenuti. Si consuma così, in una cartella in mezzo a dattiloscritte, il dramma di un uomo diviso tra l'affetto per Sossi e un irrinunciabile senso dello Stato. Lunedì 20 maggio, 32esimo giorno del sequestro. Alle ore 14.15, nonostante il parere contrario di Coco, la Corte di Appello concede la libertà provvisoria ai detenuti della 22 ottobre. Tale libertà è subordinata al rilascio e all'incolumità di Mario Sossi. Milano, piazzale Abbiategrasso, giovedì 23 maggio. Dopo 35 giorni di sequestro, le BR liberano, di fatto senza alcuna contropartita, Mario Sossi. Il magistrato si fa visitare da un medico legale. La sua diagnosi di deperimento organico e di una frattura costale consentirà alla Cassazione di accogliere il ricorso di Coco. I detenuti della 22 ottobre resteranno perciò in carcere. 2 anni più tardi, l'8 giugno del 76, le BR uccideranno Francesco Coco e la sua scorta. Ed eccolo, Mario Sossi è qui oggi con noi, lo ringraziamo. Sossi è ancora in magistratura, prego, si accomodi. Franceschini, dicevo, il suo carceriere che abbiamo visto e abbiamo sentito, è libero da tempo. Lei lo ha rivisto mai? No, per mia fortuna non l'ho... Perché non lo vorrebbe incontrare? No, in modo assoluto. Il rischio di un risorgere delle Brigate Rosse
Lei lo vede oppure no? Il pericolo attuale è dovuto... al disagio sociale? Direi al fanatismo islamico. Il fanatismo islamico, sì. Vede il collegamento fra le possibile rinascita delle Brigate Rosse e il fanatismo islamico? Il fanatismo islamico. A parte questa inquietante cosa finale, ma entriamo nel presente, abbiamo detto. Io vorrei la nostra Silvia Motta dalla redazione, se c'è, vediamo se la, sì, ci la sono. Vediamo, ma noi non ti vediamo ancora. Eccola qui, no, eccola. Allora, è andata in onda quando questo? Sì, allora, questa puntata è andata in onda il 5 gennaio ed è interessante perché non è l'unica puntata, non è l'unico pezzo di TV diverso, di TV di inchiesta che in questo periodo natalizio è andata in onda, perché già il 22 dicembre era andata in onda una puntata della Storia Siamo Noi sul sequestro Casella, che aveva ottenuto il 14,54% di share, tra l'altro prendendo la rete Rai 2 in seconda serata al 6% e portandola sino al 24%, superando anche la media del Maurizio Costanzo Show di quella sera. Il 30 dicembre è andata in onda invece, sempre per lo stesso ciclo della Storia Siamo Noi, su Rai 1, questa volta una puntata dedicata all'Opus Dei, che ha ottenuto il 10,73%, ma questa puntata su Sossi, che ha ottenuto in seconda serata su Rai 2 il 7,38%, possiamo descrivere bene l'andamento degli ascolti di questa puntata, perché mentre si concludeva su Rai 1 la fiction di Prime Time, La Tassista, iniziava su Rai 2 proprio questa puntata sul sequestro Sossi, e nei primi due minuti addirittura il sequestro Sossi aveva una media di share dell'1,30%. Ecco, e al termine della aggiungiamo solo un particolare, sì. Perché è importante riflettere su questo? Perché in realtà non è che questi posizionamenti in seconda serata su Rai 2 erano abituali, no, sono degli extra assoluti, cioè nessuno, no? C'era la grande notte il lunedì. Appunto, perfetto. Sarebbe il dico la grande c'era notte. La grande notte, quindi come dire, questi prodotti arrivano lì assolutamente inaspettati, cioè, esatto. Il pubblico non sa che ci sono, quindi... non ha nessuna abitudine a loro. Assolutamente, infatti portando la rete, dicevo, con questa puntata da una media del 2%, al secondo minuto persino l'1,30% di share, col termine della fiction La Tassista sino all'8%, improvvisamente con uno sbalzo di 6 punti di share. Poi col termine del film di Canale 5, Mamma ho riperso l'aereo, che è anche questo, come quello di Rai 1, otteneva medie da 30% di share, il sequestro Sossi è salito di altri 4 punti, raggiungendo il 12%, che ha mantenuto fino a fine puntata. Perché è importante questa riflessione? Perché partiamo da quello che ci diceva realisticamente la Poggianici. Questa televisione in realtà non è più la televisione che conta veramente, no? Cioè la gente ormai è distratta, appunto, non si accorge, però mi pare che questi dati ci dicono che quando sto prodotto arriva, anche se, come dire, in qualche modo non te l'ha detto nessuno, tu ti inchioda, insomma, no? Ma questo perché? Per il linguaggio in cui è fatto? Domanda Poggiolini. Beh, c'è il senso della sorpresa, non ce lo si aspetta. Dopo tutta la melassa della tassista, dell'aereo, eccetera, la gente ha bisogno anche di sentirsi adulta, forse, in quel momento. Serie. Sentirsi adulta, questo è interessante. Sì, appunto, forse perché in genere c'è il bambinismo, cosa, no? Cioè, io credo che a un certo punto questo tipo di programmi, non è nuovo, insomma, Mixer o questa versione della Storia Siamo Noi a seguire questa strada, cioè quella... uso due parole, il ritmo e il thriller, cioè perché qui noi vediamo che le immagini, che sono un assemblaggio di varie cose, il telegiornale, eccetera, anche certi momenti sono girati ad hoc, no? Quindi allora questo gioco tra il ritmo, l'informazione e il thriller credo che sia una carta vincente, anche per interrompere quel flusso di parole, no? Ma diventa anche monotono. Voi analisti che secondo, poi siete anche un secondo pubblico il molto mio parere più giovane. C'è proprio anche un modo diverso di coinvolgere lo spettatore, nel senso che in questo tipo di programma riesci veramente a entrare dentro e quasi a identificarti in Sossi, che diventa un personaggio di una storia. Questo è un lungo diario in cui alla fine, quando tu vedi arrivare il vero personaggio all'interno dello studio, è davvero un colpo di scena finale. Esauriente a livello di documentazione, perché essendoci appunto questa commissione di generi, lo spettatore viene catturato e gli viene spiegato come effettivamente erano i fatti. Scusate, però non ho visto
fiction, non c'è fiction in questo. Sì, all'inizio c'è. Per esempio, quando si quando? Allora non lo è presa per documento, questa è la verità del D. Quando? È riuscito a gabbare anche un esperto. È vero, quando per esempio accende il registratore. Voglio dire una cosa, a conclusione di tutto questo. Abbiamo visto dei documenti, Zavoli 61, Zavoli 89, 20 anni, via. Minoli, 20 anni no. Zavoli è sempre Zavoli, Minoli è sempre Minoli. Questo è quello che inchioda la gente anche, cioè l'autorialità, cioè la presenza di una persona credibile, autorevole. Però, mi fermo un secondo, però la centralità oggi nella televisione, cioè a raccontare la realtà, è tutt'altro. Questa settimana il caso più forte, Parmalat, l'ha raccontato Vespa a... nel suo talk show. Vediamo. Cercheremo di capire, come dice il nostro titolo, che cosa c'è dietro lo scandalo Parmalat. Innanzitutto c'è da chiedersi perché sia stato necessario addirittura far trascorrere un anno dal crack Cirio e dalla fregatura, scusate il termine, dei bond senza rating rifilati ai risparmiatori. Parlate facile, bond senza rating. Se erano così redditizie, perché le banche non hanno acquistato questi bond e questi titoli? Ma allora, no, scusatemi. Se erano buoni investimenti, così come i bancari dicevano ai propri clienti, perché non l'hanno detto anche alla propria società di gestione dicendo comprate? E invece hanno detto buy, vendete. Non ci abbiamo più niente. Perso tutto. Tutti nel sì. 30.000 euro lei aveva investito. 31.000. Tutti in Parmalat. 31 in Parmalat. Tutti questi episodi hanno avuto una eco enorme. 3 su 4 sono agitati e, come vede, già 1 su 3 dice di avere cambiato i propri criteri di investimento. La gente è rimasta molto colpita. Aldo Biscardi, tra poco ci darà delle notizie credo in anteprima sul futuro del Parma Calcio. Parma, non mollare! Che ci basta, solo un gol! Sono venuta da Parma fino a Ancona per sostenere i miei ragazzi. Il problema sono i soldi per andare avanti l'anno prossimo. L'attuale situazione debitoria, il buco che ha il Parma, è pari a 500 miliardi di vecchie lire. Delle vecchie lire, sì. 250 milioni di euro. Milioni di euro. Tanzi ha dato 400 milioni a Forza Italia nella campagna elettorale del 2001, ma nello stesso 2001 è diventato membro del consiglio d'amministrazione di Nomisma. Nomisma significa Prodi, no. Non è che ci si entra, ecco qua. Nel 96 ecco ha fatto qua. La campagna elettorale per l'Ulivo in maniera massiccia. Su questa cosa di Nomisma, lei insiste Vespa? Non vogliamo insisto. Andare avanti. Su questa cosa di Nomisma, anche qui consiglio molta prudenza. Però, sarebbe stato più corretto dire che ha fatto la campagna elettorale per l'Ulivo. No, sarebbe stato dire che era un imprenditore, guardi che se, intervisti, siamo stati. Avvenire del 4 gennaio, domanda a Zavoli, ma l'informazione di oggi, caro Zavoli, dove impera il talk show, secondo lei informa davvero? Risposta di Zavoli, il talk show è la scorciatoia per compiacere la politica e indurla a venire a patti con l'intrattenimento, punto. Allora questo Zavoli oggi non anni fa. Allora, ma perché questa è l'informazione Rai centrale oggi? Cioè il talk show sostanzialmente. Perché il talk show? Perché non c'è ne altra. Sostanzialmente nei precedenti passaggi abbiamo visto della vera informazione con le notizie e soprattutto con i protagonisti. Qua i protagonisti non ci sono, ci sono le decine di soliti commentatori e dove ci sono i protagonisti c'è quella scena orribile dell'investitore che piagnucola non facendo capire nulla. Ma non assomiglia a quello che abbiamo visto prima? Aveva la musica, no? Assolutamente no. Qui ci sono tante parole. A differenza di quello che si diceva prima, qualcuno infatti sosteneva che praticamente i silenzi, i ritmi lenti, Mirko diceva gli yes della cittadella, si parlava dell'intervista ad Agnelli, invece per me i silenzi, questi toni di voce, i ritmi lenti,
incollano la televisione. Sentire tutte queste parole, uno può andare avanti a lavare i piatti, ma mentre invece quando si sentivano prima delle interviste di Mixer, non si può andare avanti a lavare i piatti, uno si ferma, guarda come la risposta yes della cittadella, una vuole vederlo, quindi si ferma proprio davanti alla televisione, quindi è proprio un modo diverso di non chiacchierare a vanvera. Sa perché c'è solo questa e non più l'altra? Perché questa se ne può fare una ogni sera, esatto, o anche due. Delle altre, di Minoli o di Zavoli, se ne può fare una alla settimana o una al mese, perché bisogna lavorarci su. Questi invece si possono improvvisare. Parmalat, succede un'altra cosa. E poi perché questo è un contenitore in realtà. Qui si parla di tutto, colore, calcio, casi umani, politica, economia. Ecco, c'è già dire se è proprio dopo tutto c'è, questo. C'è il processo, manca il racconto, no, è il racconto che manca qui, invece quello che ci interesserebbe racconto, sapere cosa diamine è successo, noi vediamo gli effetti, non cosa è successo. Per cercare di capire il fatto della Parma, sì, che è un caso complesso, certamente non basta guardare un talk show per capirlo, forse bisogna leggere i giornali, che su questi argomenti a volte sono molto più puntuali che non la televisione, ma il fatto che ci sono tante voci, queste voci però non portano degli elementi di chiarezza. Il dibattito molto spesso non si svolge con un aumento di informazione che va avanti gradatamente. Sì, ci sono momenti di sovrapposizione, abbiamo visto anche momenti polemici, no? Bersani che parla a Vespa a proposito dei finanziamenti. Ora tutto questo, per esempio, crea una strana, come se ci fosse una strada precisa e piena di laterali, si continua ad andare per le laterali. Allora il talk show si disperde in questo modo, perché lo spettatore che si mette davanti alla televisione per capire questo caso intricatissimo di fatti economici, finanziari, industriali, nessuno si aspettava che Tanzi avesse questo retroscena, forse non ci arriva. Ecco, questo è il punto. Luigi, una battuta. No, il problema è che il talk show pretende di spiegare, in realtà non spiega niente, non arriva, cioè alla fine della puntata non si arriva mai alla soluzione o comunque a spiegare. Invece, caro Daniele, questa televisione che arriva adesso non aveva la pretesa di spiegare il mondo, perché ragazzi, ci stiamo occupando di informazione, ma la RAI in questi 50 anni non è stata solo casi terribili, come in realtà ci siamo occupati solo fino adesso di racconti drammatici per il nostro paese. Per fortuna c'era anche il Dada Umpa e Antonello Falqui che ci spiegava come si scriveva allora il varietà. Vediamo. Dada Umpa, Dada Umpa, Dada Umpa, Dada Umpa. Quali sono gli ingredienti di un buon varietà televisivo e come devono essere cucinati? Beh, non è che ci siano degli ingredienti speciali, né delle salse speciali. Ci vuole un buon regista, dei buoni attori, un buon coreografo e un buon scenografo. E poi bisogna saperli usare. Un'idea portante ci dovrebbe essere, naturalmente bisogna concepirla, pensarla, studiarla, discuterne, polemizzarci anche sopra, non è che si scrive né il gusto, né la classe, nell'originalità, questa è innata nelle persone che lo fanno. Direi che la ripresa di oggi è una cosa che fa veramente pensare. Ci hanno 7, 8, 10 telecamere e le adoperano casualmente, con delle riprese senza senso. L'accusa di Antonello Falqui, chiaramente diretta a Beldino, evidente. Spero di no. Usi troppe telecamere. Usa troppo telecamere. Allora, no. Era una battuta, evidentemente. Certo, certo. Ma anche perché Antonello Falqui è un maestro. Ma è televisione vecchia, ferma. Prima contavamo gli stacchi, no? Ma no, ma il discorso è tutto qua, secondo me, che se tu vedi adesso i nostri piani di produzione, per le prove,
il numero zero quasi non è considerato, si va già in onda. E poi se io dovessi fare un balletto e impiegare 4 giorni mi mandano via subito, perché veramente costa troppo di studio. Una volta invece Antonello Farqui, che ripeto era il migliore di tutti quanti, a cui riconosco una grandissima professionalità, ci mancherebbe altro, aveva tutta la settimana magari per fare un balletto. Capisci? Adesso purtroppo nel varietà il balletto è proprio l'ultima delle cose, viene fatto in presa diretta perché c'è poco tempo e si vede quei risultati che sappiamo, certo. Poi sul numero delle telecamere sono d'accordissimo con Antonello Farqui. Infatti sono arrabbiato con alcuni sono regista con alcuni arrabbiati, vedi cosa mi dicevo. Perché ci sono dei registi della nuova generazione che tendono a aumentare la richiesta delle telecamere per poi non usarle. E poi magari quelli come me che le usano vengono a mancare delle telecamere perché... Ah, perché li hanno presi gli esatto, altri. Usano gli perché, poi no. C'era un cattivo costume, Paolo, ti ricorderai, che l'uso dello zoom, no? Che per esempio è stato per alcuni anni in televisione veramente uno sfacelo da un punto di vista linguistico. Quando un regista non sa lavorare perché, usa lo zoom, tu esatto, lo sai che si dice ma è. E allora, però io volevo fare un omaggio a Mina, perché la cosa che Bernardini ha letto all'inizio, secondo me è straordinaria, cioè per inquadrare sì. Un po' la situazione di ambiguità e di dubbio che ci pervade tutti quando parliamo di televisione. Ma vederla lì, in quelle immagini, io non ho pensato solo alla televisione, ho pensato per esempio alle sequenze di quel musical che si chiama Chicago, di Bob Fosse, in cui viene riprodotto proprio qui, da un punto di vista anche del costume, del trucco, e quindi la televisione ancora una volta ci dimostra che vive anche di altre sensazioni e comunque in qualche modo di assemblaggi. Certo. E gli assemblaggi a volte sono forti anche perché il riferimento che fanno è già di per sé stesso significativo. E quindi Mina è diventata modernissima, sembra René Zellweger oppure Caterina Zeta-Jones. Ma voi invece, voi che siete più giovani, voi analisti, questo tipo di televisione di 40 anni fa, insomma, c'è poco da fare, che vi sembra ferma? Cioè... Quello che mi ha colpito di più è proprio l'utilizzo della telecamera, perché comunque nel caso di Falco e del suo varietà, anche se la ripresa era unica, frontale e ferma, in realtà il movimento era dato non solo dai personaggi, ma anche da uno schermo che era messo dietro dove c'erano ancora altri movimenti, quindi sovrapposizione di due movimenti per creare movimento all'interno di una ripresa fissa. Ecco, ma erano le nozze con i fichi secchi, Beldì, cioè no, avendo pochi mezzi o era una scelta? Ci si ingegnava di più naturalmente. Certo, adesso ci sono i mezzi straordinari. Si possono creare delle situazioni, il chroma key è stato superato da altre tecniche e vediamo in onda dei balletti orribili. C'era più attenzione al linguaggio. Proviamo a fare un confronto. Montaggio incrociato, due tuca tuca storici. Uno Sordi e evidentemente l'inventrice del tuca tuca, cioè la nostra Carrà. Raffaella Carrà, e dall'altra parte da Panariello, ancora la Carrà con Panariello a fare sempre il tuca tuca. Una nuova idea. Nuova idea. Si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Voglio ti voglio, vai tu, vai bravo tutto. Bello star con te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Olè!
Adesso non è che vi faccio votare, qual era il miglior Duca? No, io voglio dire una cosa, scusate, voglio sfogare qua. Io non sopporto più di vedere tre cose in televisione. Questa è una colpa degli autori, non c'entro i registi. Rifare sempre il Tuca Tuca, sono stufo di vederlo. Vedere le suore che ballano per essere trasgressivi. Due. E la terza non mi ricordo più qual è, onestamente. Ah no, i Blues Brothers. Quando non sanno cosa fare, un balletto tipo i Blues Brothers. Veramente, io spengo la tele. Quando... Sì, scusate, volevo sfogarmi qua, se... vi ringrazio. Ecco, ma allora, questi... Anche qui montaggio incrociato, quindi due modi di fare esattamente la stessa cosa, dicevo prima con Beldi, anche la stessa tonalità della canzone, proprio. Beh, neanche... La voce è la stessa. Però con quello strano, cioè c'è qualcosa sotto comunque qui, sì, nel senso... Sì, si è voluto desessualizzare la cosa, ci sono i bambini, che esatto, sono carini, bambini. Ma perché, cioè voglio dire, il costume non si è voluto, Poggialini? Purtroppo. Ma non so se questo si è voluto. Poi non so se avete notato, non era un garbato accenno, molto simpatico, molto, molto elegante, diciamo pure fra Sordi e la Carrà. Adesso questo è un guazzabuglio confuso, ma con un montaggio completamente sbagliato, e luci e taglio veramente brutto. Ma non so se avete brutto. Ma il problema è proprio che la Carrà allora aveva un belico scoperto praticamente, e si muoveva fluidamente, perfettamente, eccetera, con i nostri tempi meno, adesso si è coperta, e poi si muove anche regressione. Con maggiore leggerezza. Simonelli che il costume si è talmente evoluto che non c'è più nulla di trasgressivo, perché quella trasgressione dell'ombelico scoperto oggi la vediamo in università, le studentesse vengono in università con l'ombelico scoperto, sì, anche, direi anche le superiori elementi, per quello che servono i bambini, perché Tuca lavora su questi pudori infantili e dunque servono i bambini, perché tra Panariello e la Carrà è ridicola, non funziona come scena. No, assolutamente. No, il bello del Tuca Tuca era l'imbarazzo di Alberto Sordi e quel tocco sottile, questo emoziona ancora adesso. Adesso se noi vediamo Panariello toccare l'ombelico alla Carrà, prima di tutto non dà proprio lo stesso effetto, e anche noi non ci emozioniamo nello stesso effetto, perché nel vedere due Tuca Tuca l'altro è un discorso puramente figurativo, il secondo, il primo invece proprio a livello emozionale, eravamo tutti coinvolti con questo tocco, era geniale in questo tocco a rendere, non è Panariello, a rendere quei pudori, questa è la capacità, dire meno male che adesso c'è Panariello in televisione, non perché sia mio amico, ma perché secondo me è molto bravo, fa un'ottima varietà sabato sera. Questa cosa magari era leggermente inferiore come qualità alle altre, ma averne di Panariello, dal mio punto di vista, ma non perché sia mio amico, anzi non è neanche della Fiorentina. Cioè è già il top, il top della Rai, insomma, sostenibile. Ma invece a voi voglio dire, il confronto fra i due modi, cioè mi pare di aver capito così a occhio che c'è una telecamera fissa sui due nella prima versione, una sola inquadratura quasi per sbaglio di Sordi stretta, poi basta, poi tutto il resto è Tuca Tuca fisso su stessa camera, per dar più ritmo si fanno più stacchi, per dar più ritmo io non discuto questa cosa qui, non ho visto una grande differenza di qualità, no, dal mio punto di vista, sì, sinceramente. Invece Poggialin, sì, sì, non mi è piaciuto, non aveva linearità, ecco. non l'avrei registrato. Panariello poverino, insomma, non mi attrae, diciamo così, che non parliamo di simpatia perché non mi compete, direi che non mi attrae. Allora facciamone un altro di confronto, pigliamo due putpurri, no, si diceva una volta, insomma, due midli, tanto in italiano non c'è, cioè due popurri, antologie, insomma. Due canzoni che si appiccicano, per dirla brutalmente. Allora, le vediamo prima nella versione, torniamo a Panariello che il nostro regista ha appena lodato. Abbiamo due pezzi da 90, insomma, della canzone italiana, che sono Morandi e Baglioni, che fanno due canzoni. E poi vedremo due altri pezzi da 90 del passato che fanno due canzoni. Vediamo. E l'orologio contro il muro segna l'ora 10 da due anni qua. Il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall'umidità. Un poster che qualcuno ha già scarabocchiato dice vieni in Tunisia. C'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via e andare
stanze che si chiamano ragazzi, questo è il verde prato dell'amore. Uno non tradirli mai, ami fedente, due non mi deludere, credono in te, tre non farmi piangere vivamente, quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani sai che tutto lascerai, per le cose belle ti ringrazieranno e te. Allora, proviamo a smontarlo questo pezzo, molto ricco, cioè, telecamere, proviamo a smontarlo, che si butta? C'è un uso alternato di un binario, della steady, poi vabbè, o stacco o di solvenza, secondo se il pezzo più morbido o più serrato, e poi c'è questo uso quasi cinematografico dei colori, che all'inizio vediamo un po'. Dunque, di virate. A lavorare è Duccio Forzano, giusto? Quest'anno sì. Era Stefano Vicario, se questo l'anno scorso era Forzano, allora scusate. Sì. Se l'anno scorso... No, è quest'anno quindi Vicario, giusto? No, ma anche l'anno scorso mi sembra Vicario, adesso vabbè non vorrei entrare dire delle cose sbagliate. Comunque vedo una cosa fatta in diretta, chiaramente. Chiaramente in diretta. Vengono usati... colore, spiegaci un attimo, perché nella prima parte sì. C'è questo strano sapore cinematografico che in realtà... In diretta è irreale. No, perché viene filtrato, praticamente ci sono dei filtri, succede? Per dirlo, delle cose elettroniche che, attraverso le quali vengono filtrati e si dà questa immagine quasi cinematografica. Era un pochino più patinata, si vedeva sì. Proprio all'inizio. Per era spiegare differente. Un po' l'effetto che, devo sempre citare, ma sto proprio diventando vecchio, quando entrano gli ospiti alla grande notte, che c'è il premio, uso quella specie di flusso. Ecco, esatto. Ecco, era sì, patinato sì. Leggermente. Io lì lo uso ironicamente. Elettronicamente. Io lì invece lo uso ironicamente, vabbè. Quindi ognuno fa quello che vuole. Ha usato una parola, cioè, gonfio che la cosa. Steadicam, no? La Steadicam, ecco, per sì. Esempio, la Steadicam è un'altra di quelle cose che ormai viene usata in maniera anzi esagerata. Forse esagerata, no? Parlavamo prima dello Zoom, adesso senza Steadicam proviamo non è possibile. Proviamo a spiegare possibile. A casa, cos'è a casa? Steadicam? Perché qual è l'effetto dalla Steadicam del famoso film di Kubrick a quello che viene usato oggi. Cioè, come dire, c'è cari, il mare, cari esperti, giustamente ci richiama la Poggialini, spieghiamo a casa che di tutte le cose che hanno visto a Steadicam quale effetto è? L'effetto della camminata senza sobbalzi. Cioè quello, no, quello è il braccio, quello è il braccio. Scende. Invece la Steadicam è tutto un armamentario montato su un cameraman che cammina e non ti arrivano i sobbalzi perché è tutta strutturata, è tutto equilibrato. Apposta, equilibrata. Infatti sono degli atleti questi, perché non devono assolutamente quando hai degli avvicinamenti veloci di persone non e questo che effetto dà nel racconto? Avvicina molto i protagonisti, vai dentro, prendi i dettagli. E quindi io devo una dire che di è una soggettiva, però devo dire, ecco, che non ha niente in comune con la macchina a mano, perché è qualcosa di ben più analitico, cioè va più in profondità, e quando bene usata devo dire che è straordinario. Quando invece è usata che... così è un modo anche di coprire, perché poi anche questo un regista sa che a volte quelle che sono le soluzioni tecniche le più vicine a noi, cioè le più moderne, a volte vengono usate a copertura di difetti, non a sviluppo narrativo. Allora qui vediamo che a volte il regista che sta appunto nella cabina di regia stacca sulla steady quando vede che la situazione gli sembra o un po' statica o che comunque uno dei due in questo caso fa qualcosa che non doveva fare o che viene considerato sgradevole, quindi è anche un artificio e a volte anche un mascheramento, è un tappabuchi, insomma, un vero e proprio tappabuchi.
si faceva riferimento a Shining, al film di Kubrick, dove la Steadicam viene utilizzata, ma siamo naturalmente in due realtà completamente diverse. In Shining la Steadicam e l'effetto tecnico è comunque funzionale ad una poetica, ad un'idea, ad un modo di fare cinema. Qua la Steadicam non fa altro che celebrare se stessa, qua c'è un dispiegamento tecnico senza pari. Ma non è una nuova poetica del varietà questa domanda? Del nuovo varietà sicuramente, di questo nuovo varietà sì. Già a fine anni 80, credo. Cioè, è quello che diceva anche Sandro. Brian De Palma, se vogliamo parlare di cinema, no? Che è molto patinata. È molto patinata e comunque dà anche un'impressione di movimento fluido, mentre la macchina a mano, ad esempio, dà un senso di naturalezza dovuto, come dicevamo prima, nel caso di però su una canzone non puoi usare tanto la camera a spalla perché ha dei sommarsi che ti darebbero fastidio. Per fare un paragone e dire completamente il diverso. Però il problema del varietà è chi fa spettacolo, perché noi abbiamo un varietà, quello in cui Falqui era protagonista, dice varietà chi lo fa? Lo fanno gli attori, lo fanno gli scenografi. Qui il varietà lo fa la telecamera, il varietà lo fanno i registi. Il vero spettacolo. Non sono tutti questi punti di vista che cambiano continuamente. Né nelle canzoni che abbiamo sentito molte volte, forse va bene in questo duetto, però chi fa veramente spettacolo? O almeno si tenta, Simonelli, che questo appunto diventa a volte un alibi o una soluzione. Cioè di sono media. I Beldì i veri protagonisti. Ma io faccio sempre l'esempio, è quello del calcio. Il calcio in televisione, lo spettacolo non lo fanno i calciatori, lo fanno i registi che rendono belle le partite noiose. Mentre un tempo lo spettacolo lo dovevano fare i calciatori. Io sono tifoso, ce l'ho con i registi che fanno le partite perché mi fanno vedere più replay di falli da dietro che non le azioni. Sono d'accordo con Beldì. Più valide. Lo spettacolo. Si permetta un parallelo con il talk show, alla fine è la legge della retorica che domina la televisione, così come nel talk show non si cerca più di dimostrare la tesi e di cercare il velo, ma la tesi vale nella misura in cui è detta con una retorica efficace, allo stesso modo nel varietà non abbiamo più uno spettacolo. Va bene, allora torniamo indietro, come al solito, di 40 anni e andiamo a vedere come si faceva il varietà. Così, è proprio così. Suo nome era Cerutti Gino, ma non ti amava il vago, gli amici al bar del Giardellino dicevano che era un vago. Vent'anni biondo, mai una lira per non passare guai, stava intorno che aria tira e non scompava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamava Andrago, gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago. Si passa la sera scovando Barbera, scovando Barbera. C'è un vecchio barista dall'aria un po' triste che si gratta in testa, poi serve il caffè e un posto a me. Si passa la sera scovando Barbera, scovando Barbera. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che mi abitavo lì signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amore. Barbera stasera per via, per colpa del mio amore, per colpa del tuo amore, ai nostri dolori insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera. Che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, come di grande compagnia, più simpatico che ci sia. Ma per fortuna c'è Riccardo che da solo gioca al biliardo, come di grande compagnia.
compagnia, compagno simpatico, compagno simpatico, come ti guarda compagnia, vengo, porto, compagno simpatico che ci sia. Premessa, ho dato una cifra sbagliata, non 40 anni fa, ma 30 anni fa, 1972, questo è Teatro 10, è l'ultimo, Mina... l'ultimo Antonello Falqui, l'ultimo Antonello uno degli Falqui. Ultimi Antonello Falqui, molto più moderno delle prime che abbiamo visto, vuoi che ti faccia un'analisi? Allora è tutto prendiamo come analista... Posso prima, prima do due no, coordinate no. storiche, non posso, vabbè, scherzo, dopo, va bene, no, sto scherzando. Coordinate storiche, allora, Gaber non fa più televisione, perché siamo nel 72, è in teatro già col signor G, Mina invece è ancora in televisione, chiama Gaber perché questo duetto ha però dietro una tournée che loro fanno nel 69-70 e che prima parte Gaber, seconda parte Mina, nel finale sono insieme, quindi probabilmente loro prendono un numero che facevano in questa tournée e lo portano in teatro lì. C'è una complicità che è evidentemente studiata, preparata e in questo Midley, no? Fine del contesto. No, dicevo che uno degli ultimi Antonello Falqui, molti più stacchi, anche se tutta la prima canzone è fatta semplicemente con un dolly leggermente abbassato confronto all'altezza dei due protagonisti e fatto con un grande angolare, però questo ha tenuto tutta la prima canzone. Poi, infatti ti dico che ormai Antonello Falqui, che sta usando anche lui più stacchi e sta andando avanti, si muove Falqui. Finalmente Antonello Falqui si muove, non è vero che non si muovesse, come Trappattoni non è vero che difende, vedo come che dice ha usato... Garbo Talks, bravo, e allora vedi che da sinistra lo inquadra anche col go-kart, una telecamera praticamente a livello terra che va in giro come un go-kart e vedo che ha risolto molte cose anche con l'uso del go-kart, oltre ai primi piani molto precisi molto e molto fatti bene. Fammi dire però non c'è più né Mina né Gaber, Gaber proprio fisicamente, forse la televisione era più facile farla con quei personaggi lì. Era più facile. Sì. Ecco, questo mi interessa, per un regista il peso dell'artista che ha davanti è enorme, enorme, perché ti può rovinare il lavoro e tu a tua volta puoi rovinare il suo lavoro. Però chi sta in video rovina più facilmente il lavoro, secondo me, non mi far fare esempi che sarebbe. No, ma io sono fortunato. Io lavoro con amici, fino adesso mi è andata bene, tranne un paio di volte. Ecco, ma voglio, allora, torno agli analisti, rispetto al pezzo di prima, pieno di inquadrature, di modi diversi, abbiamo visto di soluzioni, non nuovissime, ma insomma, molto abbondanti, qui... Ma qua ad esempio ho notato che c'era un utilizzo, quando cantava Mina, spesso veniva inquadrata lei, poi Gaber e poi tutti e due insieme, questa è una cosa molto semplice se non ci pensiamo. Però in realtà invece non viene fatto nell'altro caso del media più moderno, è più una... Forse perché mancano le prove, tu non lo sai se adesso tocca Baglioni o tocca, boh, vai a caso. Beh, ma c'è l'assistente musicale no. che ti... fammi dire, ma c'è l'assistente musicale che anche se non hai provato ha le divisioni della che canzone. Che sbaglia per te. Io sono fortunato che molte volte so le canzoni a memoria. Quindi, certo, un regista che non le sa... Più facile alle volte. Se non so la secondo canzone, me c'è anche la differenza, sta anche nel modo di dedicarsi al telespettatore a casa. Gaber e Mina hanno lo sguardo in camera e quindi ci guardano in faccia, invece, e tra l'altro il pubblico in studio è alle spalle, quindi addirittura assiste a uno spettacolo di spalle. Gli altri due non guardano, invece guardano per i fatti loro, Baglioni insomma. E Morandi cantano la loro canzone, sono le telecamere che vanno a cercarli e lì si festeggia proprio un rito collettivo, quindi noi siamo degli intrusi in realtà. È la ripresa di un evento, mentre qua è un evento solo televisivo, lì c'è anche proprio un concerto, quindi non è tenuto a guardare in camera. Sì, però è un evento televisivo, in realtà prima l'ho detto c'è un evento musicale, cioè loro c'è la bisogna loro bisogna vedere se è nato prima l'uovo la gallina. Cantano per il pubblico che hanno di fronte e non per il pubblico a casa, sembra, poi è chiaro che noi siamo lì a guardare. In ogni caso mi sembrava che nel caso comunque di Mina e di Gaber fossero più sorridenti e comunque più capaci di far vedere, di comunicare al pubblico, mentre nell'altro caso mi sembrava fosse più un'esibizione artistica fatta per se stessi. Però la grande differenza sta nel fatto che mentre lo spettacolo lo fanno Gaber e Mina, loro e la telecamera, è vero che c'è un grande artificio, c'è un grande lavoro, però è tutto nascosto. La telecamera cosa tutto fa? Celebra la bravura di Gaber e Mina. Esalta la loro di là la telecamera celebra se stessa. Bernardini, facciamo un confronto tra il Tuca Tuca di Alberto Sordi e di Raffaella Carrà e questo pezzo di Gaber e di Mina. Beh, io trovo in questi due pezzi la stessa verve, la grande energia, una concentrazione in questi quattro personaggi molto molto forte, mentre negli altri personaggi più vicini a noi questa concentrazione non la
vedo, non vedo la verve, non vedo l'energia, non vedo neanche benissimo. Il piacere di stare in scena. E questo non lo so per che cosa sia dovuto, ma ho l'impressione che abbia ragione Beldì quando dice che volto, poi hai voglia di girare quando ci sono due grandi talenti davanti, la macchina da presa diventa di per sé stessa capace di individuare anche piccoli nezzi, piccoli dettagli e farli fruttare. Con gli altri invece lui, vediamo che probabilmente sono probabilmente il fatto che nel 60, comunque 30 anni fa, i grandi attori o grandi interpreti, comunque grandi artisti, comunicavano anche fra di loro quando facevano queste cose. Io una comunicazione fra Panariello e la Carrà io non l'ho vista. Non c'era entrambi i passaggi sono interpretati, mentre adesso sono semplicemente fatti, cioè queste due canzoni fatte sono già viste mille volte, non c'è nulla di nuovo nella rielaborazione. Però l'eccezionalità dell'avvenimento, Sordi, Mina, Gaber andavano in televisione una volta ogni tanto, Panariello, Morandi, Baglioni li abbiamo tutti i giorni. E allora perché abbiamo li abbiamo tutti i giorni, anche perché Virginia, mi spiace la prossima puntata, anche perché noi però invece ci toccano altre cose, per esempio questa settimana ci è toccato, non so in senso negativo, il ritorno di Alda Deusanio, che è salita al 19.50 di Cerco, il nuovo Qualcosa è cambiato. Abbiamo visto un altro reality di Rai 1, quello con la Carlucci, Una giornata particolare, che ha fatto ben il 22.30 di share, e ci siamo anche schivati per Il Grande Fratello, che partirà il 22, la presenza di un sacerdote, e il Grande Talk in fondo ne è abbastanza soddisfatto. Alla prossima puntata devo salutare i nostri ospiti, ed erano Paolo Beldì, grazie di essere stato con noi. Italo Moscati, grazie. Naturalmente la nostra Mirella Poggialini, il professor Simonelli e gli analisti della Cattolica. Virginia, ti devo un intervento. Alla prossima puntata.